Benvenuti a tutti, è l'Assemblea degli Oratori 2016, l'oratorio che farete, prospettive di comunione nelle unità pastorali e nelle comunità pastorali. Dopo 10 anni dalla prima nascita della prima comunità pastorale, con un po' di esperienza che abbiamo acquisito in questi anni, davvero possiamo ritrovarci a riflettere insieme su questo tema. Ci mettiamo in preghiera e quindi in silenzio ci prepariamo per vivere questo momento. Troviamo il foglio della preghiera in cartelletta, iniziamo con il canto. Ci alziamo. Nel nome
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Invochiamo il dono dello Spirito Santo perché ci renda uomini e donne di comunione e ci faccia promotori di unità nella Santa Chiesa che siamo chiamati a servire. Spirito Santo, vieni a farci conoscere le profondità di Dio. Ci sia chiaro il suo disegno nel quale vogliamo inserire i nostri passi. Vieni, Spirito Santo, a darci il dono della comunione e della perfetta unità. Ogni scelta sia compiuta per il bene. Ogni opera nuova sia frutto di discernimento, di dialogo e fiducia. Ogni prospettiva sia fondata su giudizi retti e spirito di servizio. Donaci il tuo amore che motivi decisioni, relazioni e direzioni. Donaci la tua sapienza per non fare l'oratorio che vogliamo noi, ma quello che il Signore vuole per la comunità, per chi abita i nostri territori, per quei ragazzi che il Padre ama da sempre e vuole con sé nella sua Chiesa, segno della Trinità e della presenza di Dio fra gli uomini. Amen. Lo Spirito Santo abiti in noi, affinché sappiamo costruire insieme comunità d'amore. Lo chiediamo a te, Dio nostro Padre, che fai crescere tutto in modo ordinato, secondo il tuo volere. Rendici tuoi collaboratori nell'edificazione della Chiesa e nella maturazione in essa delle giovani generazioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie, grazie a Dio. A Dio. Paolo sta scrivendo qui ai cristiani di Corinto. La comunità di Corinto era una delle comunità più problematiche. Paolo gli era molto affezionato, però a causa di questa comunità soffriva molto, perché era una comunità divisa in gruppi, che erano tra loro, non dico in conflitto, ma in tensione.
E ogni gruppo si ispirava a un leader, perché questi leader, che non si consideravano loro tali, ma erano come identificati da coloro che volevano riunirsi sotto una bandiera, erano personalità diverse. E allora, ecco, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa. E se andiamo a leggere un po' le scritture ci accorgiamo che Paolo, Apollo e Cefa erano effettivamente tre personalità molto diverse. San Paolo allora scrive questa lettera ai suoi fratelli di Corinto e dice: guardate che non è possibile essere chiesa e dividersi in gruppi contrapposti. E all'interno della chiesa non ci sono dei leader che poi diventano dei capigruppo. Chi è Paolo? Chi è Apollo? Servitori, servi di Cristo. E poi qui, se avete notato, usa due immagini molto belle per indicare la comunità cristiana, l'immagine del campo e l'immagine dell'edificio. E poi dice, allora, i servitori chi sono? Sono coloro che seminano, che coltivano, sono coloro che impostano l'edificio, gli architetti. Ma poi l'edificio ha un fondamento che lo rende solido e il campo ha una forza di produzione che gli è propria. Così bisogna rimandare al mistero di Cristo. Chiediamo questa grazia di essere dei veri servitori di Cristo a favore delle comunità cristiane, in particolare degli oratori, e di non sentirci mai persone che legano a sé gli altri e che creano all'interno dell'unica grande comunità altre realtà che non si pongono più a servizio del Regno di Dio. Recitiamo il Salmo a cori alterni, le voci maschili il primo coro, le voci femminili il secondo coro. Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion, è tempo di averne pietà, l'ora è venuta. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci alziamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo. Molti
molte volte, in molti modi, hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, e nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia. Nella tua immensa bontà, guarda i tuoi figli che con instancabile dedizione lavorano per il bene dei più giovani nei nostri oratori. Donaci la tua perseveranza e aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, perché portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen. Invochiamo per noi, per questa giornata, per tutte le persone che portiamo nel cuore, la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ci accomodiamo. Iniziamo i nostri lavori. Come vedete, ben due vescovi alla nostra presenza che presiedono di fatto l'assemblea. Diamo ora però la voce a Don Samuele Marelli, direttore della FOM, che introduce i nostri lavori. Grazie, buona giornata a tutti. La mia è solo una parola di introduzione al senso e alla scelta di questa tematica per questa assemblea degli oratori. Innanzitutto avete visto che rispetto alla data tradizionale, che era in novembre, abbiamo anticipato di alcune settimane per favorire la partecipazione. Molto spesso coincideva con altri appuntamenti anche l'inizio dell'avvento. Assemblea degli oratori 2016, l'oratorio che farete. Abbiamo scelto questo titolo in tre direzioni. L'oratorio che farete significa l'oratorio del futuro, quindi siamo qui anzitutto a pensare al futuro. L'oratorio che fa rete è anche l'oratorio che fa gol, potremmo dire, arriva a segno, fa rete appunto, cioè che raggiunge il suo obiettivo di un annuncio del Vangelo incarnato nella storia e aderente alla vita delle persone. E infine l'oratorio che farete è l'oratorio che si mette in rete, che sa dialogare nella comunione pastorale con gli oratori vicini all'interno delle unità di pastorali giovanili, unità pastorali delle città, dei decanati, dei contesti pastorali comunque omogenei. Questo dunque è il titolo che abbiamo scelto. La mattinata si svilupperà così, come avete visto da programma, la relazione del Vicario Generale, che è anche presidente di questa commissione per le nuove figure di ministerialità e la pastorale d'insieme, che ringraziamo davvero per la sua presenza e per il tempo che ci dedica. Dopo la relazione dovrà scappare per un altro impegno appunto a Milano. Cercherò poi io di declinare ulteriormente queste indicazioni nell'aspetto più concreto della vita dei nostri oratori, per quanto possibile. L'occasione di questa assemblea, dovevo dirlo forse all'inizio, mi è scappato, come è stato già detto, è il decimo anno delle istituzioni delle prime comunità pastorali, 1 settembre 2006, l'esperienza è arrivata a 10 anni. Allora, a partire dall'osservatorio delle comunità pastorali, vorremmo dire qualche parola di indicazione, se può forse servire, sul tema della pastorale d'insieme tra gli oratori. Dopo il mio intervento c'è questo momento importante, abbiamo dato anche molto tempo, del lavoro a gruppi. Il lavoro a gruppi questa volta viene fatto per contesti pastorali omogenei. Allora, prendendo le iscrizioni, abbiamo diviso le persone, per quanto appunto potevamo capire noi, in contesti pastorali omogenei, in modo tale che gli interventi siano anche situati il più possibile. E dopo i lavoro a gruppi, i coordinatori dei gruppi
porteranno al Vescovo Pierantonio, vicario per l'evangelizzazione, il loro contributo, e il Vescovo Pierantonio ci offrirà alcune piste per continuare il lavoro nelle singole comunità e alcune prime conclusioni dell'Assemblea. Io vi ringrazio per la partecipazione, vedo anche abbastanza numerosa, e lascio la parola al Vicario Generale. Grazie, vi saluto anche a nome del Cardinale Arcivescovo che rappresento, che segue e incoraggia questo tema del travaglio di una generazione di futuro, che appunto è uno degli obiettivi, no, di questa Assemblea, di guardare avanti, di sentirci accompagnati dalla grazia di Dio, che anche nella storia complicata e talvolta un po' sofferta che tutti viviamo, però l'opera di Dio continua a manifestarsi in noi. L'Arcivescovo ci invita e ci incoraggia a lavorare in questa prospettiva. Ringrazio tutti voi che siete presenti, tutto il vostro desiderio di contribuire a questo futuro della nostra Chiesa, e io ho preparato questa scheda per lasciarvi qualche appunto di alcune, diciamo, implicazioni. Io nel titolo che è stato dato ho messo in evidenza questo tema di cosa implica, adesso implicazione è una parola un po' astratta, ma comunque cosa comporta, ecco, come si modifica o si potrebbe modificare la cura e la vita per gli oratori a partire dalla scelta delle comunità pastorali. Primo punto è per dire che la scelta delle comunità pastorali è nata da una interpretazione del tempo che viviamo. Noi viviamo un tempo che la Chiesa deve interpretare, e la Chiesa deve interpretare il tempo e la sua missione sempre alla luce di quello che il Signore le affida. Ecco, quindi siccome Dio attraverso Gesù ha costituito questo gruppo un po' strampalato, un po' inaffidabile di discepoli, però ha detto a loro andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo, noi Chiesa, sempre un po' segnata da tante fatiche, da tante inadeguatezze nostre e da tante difficoltà contestuali, sempre noi ci diciamo ma in che mondo ci ha mandato il Signore? Ecco, il dovere di interpretare il mondo che tutti dobbiamo sempre di nuovo riprendere, fa capire che ci ha fatto capire che il mondo è in cambiamento, è in evoluzione, quindi le comunità pastorali sono state un modo con cui la Chiesa di Milano ha pensato di rendere più adeguata la sua missione in questo contesto, in questo mondo, così come chiamiamo un po' questa realtà un po' fumosa, insomma, di che cosa sia il mondo. Ecco, quindi vorrei ribadire, ecco, a 10 anni dalla costituzione delle comunità pastorali, che l'intenzione è stata quella di dire la missione deve cambiare perché è cambiato il mondo a cui siamo mandati. E questa costituzione delle comunità pastorali è stato dunque una scelta che vorrebbe essere un principio di riforma della Chiesa ambrosiana. Questa parola riforma evidentemente è una parola un po' pretenziosa, un po' provocatoria. Quest'anno, già nel 2017, ricorre l'anniversario, il centenario della riforma di Lutero, quindi un momento drammatico della storia della Chiesa. Noi usiamo quindi questa parola con un po' di cautela, perché certo il nostro tempo è difficile, però forse noi ci vorremmo mettere mano, se lo Spirito Santo ci aiuta, alla riforma della Chiesa, non per fare una Chiesa nuova, non per creare una cesura tra quel che viene prima e quel che viene dopo, ma per corrispondere alla nostra vocazione. Quindi questo termine riforma va un po'
accolto nella sua giusta intenzione, insomma. Comunque mi pare che la lettura del ministero di Papa Francesco e in particolare dell'Evangelii Gaudium contiene effettivamente qualche indicazione che mette in guardia da particolari pericoli che potremmo vivere e invita a un rinnovamento. Ora, che riforma è quella delle comunità pastorali? E qui riporto una frase di Tettamanzi, che è quello che ha dato inizio a questo, esattamente nel 2006, è la cura pastorale unitaria, realizzata tra più parrocchie attraverso un progetto pastorale missionario condiviso e coordinato, si pone come compito quello di realizzare una lettura attenta e un'attenta lettura e interpretazione dei segni dei tempi con riferimento al territorio, con l'obiettivo fondamentale e irrinunciabile di servire meglio alla vita di fede delle persone, all'edificazione della comunità ecclesiale, alla presenza missionaria dei cristiani nel mondo. Questo tema della missione è un tema che credo valga la pena di tenere sempre presente. Chiaro che noi nel ripensare le nostre strutture, gli oratori e tutto il resto, per forza di cose prendiamo atto di strutture, di abitudini, di calendari, di iniziative, però il criterio è la missione, cioè aiutare la vita di fede delle persone, edificazione della comunità ecclesiale e presenza missionaria dei cristiani nel mondo. Ecco, questo è un po' il principio critico che deve sottomettere a verifica anche tutte le cose che facciamo, per domandarci che pertinenza abbiano alla missione. Ora io vorrei fare alcune implicazioni, così un po' come spunti, ecco, poi le prospettive, come ho detto, se ne fa carico piuttosto Don Samuele, o comunque toccherà anche i lavori così di gruppo, di confrontarsi su verso dove andare. Ora, ecco, una prima implicazione è questo dovere di interpretare che deve andare oltre l'inerzia e anche oltre la retorica. Dico che la riforma che le comunità pastorali vorrebbero introdurre non è una cosa che garantisce dei frutti. Siccome cambiamo il nome e cambiamo l'attribuzione degli incarichi, allora ecco che improvvisamente la comunità cristiana diventa più missionaria. Cioè non c'è niente che si modifica solo per decreto, anche se il decreto aiuta a dire queste sono le scelte fatte, ma per una riforma bisogna che si mettano in gioco le persone e le comunità, che prendano coscienza dell'intenzione con cui è stato introdotto anche un cambiamento strutturale. Ora, questo va detto in modo particolare per questa riforma, perché obiettivamente l'avvio delle comunità pastorali ha incontrato resistenze e causato malumori. Ecco, questo bisogna che teniamo presente, non è che il clima con cui si è partiti a fare le comunità pastorali e con cui ancora attualmente si vive questa vita di chiesa sia caratterizzato dall'entusiasmo missionario. A me non sembra di vederlo così diffuso, questo non per togliere che non è nulla tutta la bellezza e l'impegno effettivamente anche missionario di tante attività pastorali. Però il clima complessivo ha risentito di questo. Perché c'è stato malumore? Perché c'è stato fatica e anche sofferenza da parte di preti, laici, consigli pastorali, consacrati, consacrate, critiche da tutte le parti? Perché? E credo che una parte dipende dal fatto che c'è una certa inerzia, che l'impressione sia che cambiare sia rovinare, che ripensare la missione in un territorio sia criticare quello che si è fatto fino adesso, a cui la gente è istintivamente legata e appassionata. Ecco.
Questo è un primo motivo per cui credo c'è stato anche resistenza e malumore. Un altro motivo è che forse questa proclamazione di principi, cambiamo per essere più missionari, è suonata retorica, è suonata una buona esortazione, di cui però non si vedeva con chiarezza e non si condivideva con partecipazione convinta l'intenzione. Quindi non è appunto l'idea di dire ma in realtà fanno queste cose perché diminuiscono i preti, in realtà fanno queste cose per risparmiare sulle strutture, per eccetera eccetera. Cioè tutte le letture piuttosto critiche dell'operazione, forse motivate anche da un'enfasi retorica sul bene di questa operazione che non è stato condiviso o che era una proclamazione senza realismo. Ecco, questo diciamo una lettura di questo malumore e di queste resistenze. Però di fatto, ecco, a me sembra che noi dovremmo essere, soprattutto voi, dedicati quindi alla fascia più giovane delle nostre chiese, noi dovremmo essere un po' più liberi dalle inerzie, cioè dal dire ma prima andava bene quando facevamo così, perché dovremmo cambiare o metterci in rete o creare una forma di coordinamento cittadino o di comunità pastorale eccetera eccetera. Cioè voi in particolare dovreste essere quelli che intravedono il passo come promettente, quello che è buono, certo non il passo sbagliato, ma il passo che risulta promettente eccetera. Quindi superare le inerzie, però superare anche la retorica, cioè di chi dice è bello essere insieme perché si fa meglio insieme, dopo bisogna vedere se è vero, ecco, quindi sempre in ordine alla missione, non in ordine alla mia soddisfazione o gratificazione personale. Perciò, ecco, a me sembra che l'implicazione di questa istituzione delle comunità pastorali motivata da una intenzione missionaria ha bisogno di un lavoro di discernimento, di interpretazione, di confronto. Quindi la prima implicazione di questo decennio mi sembra l'impegno che anche oggi si cercherà di fare, almeno in parte qui sull'oratorio, dice dov'è che ci confrontiamo sul serio e con una metodologia produttiva per discernere il significato del tempo che viviamo, il significato della presenza della Chiesa in questo territorio, eccetera. Quindi questa è la prima implicazione, un esercizio di intelligenza spirituale o di discernimento o di confronto. Ecco, le parole possono essere diversificate, ma credo di riuscire a dire che non è un automatismo la comunità pastorale e non è un automatismo la missione. Non è perché io faccio la cosa che ho sempre fatto che sono missionario, come lo vuole il Papa o prima ancora Gesù. Ecco. Questa è la prima implicazione, un dovere di discernimento. Un altro capitolo importante, un'implicazione importante di questa operazione è di interpretare le risorse disponibili per la missione, cioè vuol dire noi abbiamo una missione, uno scopo, una finalità, ma quali sono i mezzi di cui disponiamo per annunciare il Vangelo a ogni creatura, per edificare una comunità cristiana, per essere presenti come missionari nel mondo, no? Le tre cose che diceva Tettamanzi. Dunque, chi è disponibile, che cosa è disponibile? E questo mi pare importante che si valuti concretamente. Ora, per risorse si devono intendere anzitutto le persone, quindi il prete di pastorale giovanile, la religiosa, la consacrata di pastorale giovanile, il responsabile di questo o di quel settore dell'oratorio. Ecco, queste sono le persone, i collaboratori, gli animatori e tutto ciò che la comunità può presentare come risorse umane. Poi dopo risorse sono anche evidentemente le strutture e sono i mezzi economici. Ecco. Ora, facendo il confronto, il paragone tra
ciò che dobbiamo fare e le risorse di cui disponiamo per fare, mi pare che i cristiani devono interrogarsi sulla proporzione, non come un'azienda che deve produrre un risultato materiale e economico e dice allora abbiamo bisogno di questo e di quell'altro, ma come una comunità cristiana. E a me sembra che in questo recensire e interpretare le risorse noi dobbiamo essere cristiani, e mi sembra che la lettura cristiana del rapporto tra risorse e missione debba essere segnata da due principi che alludo semplicemente. Il primo è un principio di modestia, cioè la consapevolezza che la sproporzione, che siamo in pochi e dobbiamo fare tanto, che abbiamo un gruppetto di 11 poco affidabili discepoli e però dobbiamo incaricarli della missione fino ai confini del mondo, questa idea della sproporzione per i cristiani non è l'idea della motivazione dello scoraggiamento, dire beh siamo appena 11, andiamocene a casa anche noi che così evitiamo fastidi, ma è l'idea che nella nostra debolezza si manifesta la potenza di Dio. Quindi il principio di modestia è il principio che dice la missione è opera dello Spirito e noi ci mettiamo dentro non perché riteniamo di essere all'altezza del compito o di avere tutte le condizioni favorevoli per realizzarla, ma perché obbediamo a colui che ci manda. Ecco, la missione non è un'impresa nostra, ma è un'obbedienza al comando del Signore, anche fosse quella di fare l'oratorio feriale, cioè adesso la missione è una parola di orizzonte amplissimo che però si determina poi nel dire facciamo il gruppo dei preadolescenti, facciamo il cammino della professione, eccetera, eccetera, insomma le cose che facciamo tutti gli anni e bene, con tanto impegno, però noi credo che dovremmo recuperare, primo, l'idea che questo è per la missione, non è per tener lì quei pochi che abbiamo perché altrimenti vanno via anche loro, ma perché noi siamo mandati a tutti, quindi l'idea della missione universale non può mai abbandonarci, anche se operiamo con un gruppetto ridotto, magari di preadolescenti, di adolescenti, diciottenni o quello che sia. Ecco, quindi questo, l'idea chiara dell'obiettivo che vogliamo aiutare la gente a credere in Gesù, cioè non è che abbiamo scopi poi tanto complicati, ecco. Però questo è quello che ci preme e che si deve vedere che ci preme, e che le risorse disponibili sono poche, questo vuol dire che siamo invitati a vivere modestamente, di docilità, di obbedienza, di modestia. E l'altro è il principio di comunione, cioè il principio per cui quello che abbiamo è per tutti, che possiamo condividere, cioè non è che noi dobbiamo dire non portateci via i nostri ragazzi come se andando a fare il catechismo l'oratorio vicino fossero sottratti a chissà chi e chissà perché. Cioè il principio di comunione è che le risorse disponibili debbono essere condivise in modo evidente come di una comunità che è unita, e la comunità non è la parrocchietta singola che si arrocca sulla sua tradizione, ma è la Chiesa diocesana. Ecco. Quindi questi due principi mi pare che aiutano a leggere le risorse. Le risorse sono sproporzionate perché noi dobbiamo continuare a fidarci di Dio, e le risorse sono quelle che sono, che abbiamo noi, ma sono per tutti, quindi quella condivisione che è, mi pare, irrinunciabile per dare un'idea di Chiesa, che noi dobbiamo dare, questa è la Chiesa che vive nel tempo, ecco, non è il gruppo dei eccetera eccetera. Terza implicazione, che si riferisce anche agli oratori, ma si riferisce evidentemente anche alle chiese, anche ai vari centri possibili, dunque interpretare lo spazio e il luogo, che sembrano la stessa cosa, però io mi sono permesso di sottolineare delle accezioni un po' diverse. Per quanto riguarda il luogo, cioè dov'è l'oratorio, risulta evidente che
la costituzione delle comunità cristiane crea un policentrismo, cioè vuol dire che mettendo insieme 4-5 parrocchie è chiaro che i centri di questo luogo dove c'è l'oratorio, dice beh c'è un oratorio qui, uno là e uno là. Quindi questo policentrismo che può essere da un certo punto di vista congeniale allo spirito del tempo, cioè a questo fatto che i ragazzi, gli adolescenti, soprattutto gli adolescenti, i giovanissimi eccetera, sono un po' nomadi, quindi magari sono abituati ad andare in diversi centri per diverse cose, però evidentemente con il rischio di quella frammentarietà e di quel nomadismo che rende inconcludente l'opera educativa. Quindi il dove dell'oratorio e più in genere della comunità cristiana contiene una intenzione di prossimità, è per questo che hanno costruito tante chiese, per essere vicini alla gente, per questo che hanno costruito tanti oratori, per essere vicini ai ragazzi. Quindi in un certo senso la presenza, la perseveranza della presenza dell'oratorio reagisce a questo nomadismo per dire no, il tuo posto è qui, qui è il tuo oratorio. Questo dà un'idea di stabilità, c'è un luogo, quindi non solo un'aggregazione momentanea, ma un luogo dove si fanno delle cose per cui tu trovi il tuo contesto educativo. D'altra parte, evidentemente, questa localizzazione contiene, comporta anche il rischio del campanilismo, che è uno dei rischi più radicati, per cui uno dice andiamo se andiamo nel nostro oratorio, ma se l'incontro è all'oratorio centrale o a quello dell'altra parrocchia, lui è troppo faticoso andarci. Ecco, reagire dunque sia a quel policentrismo che frammenta la vita, sia a quel localismo che diventa campanilismo. Ora, questa proprio l'idea originaria delle comunità pastorali, di cui poi si deve verificare se si realizza, però l'intenzione della comunità pastorale è stata proprio pensata per tenere insieme la prossimità e la condivisione degli spazi, dei luoghi. Quindi mi pare che questo vada esplorato per verificarne l'attuazione e i miglioramenti necessari. Quindi si tratta di verificare se questa idea di dire manteniamo la prossimità, cioè non chiudiamo le parrocchie per dire facciamo un parrocchione e vabbè teniamo quella chiesa lì come chiesa sussidiaria. Ecco, questa non è l'idea delle comunità pastorali. La comunità parrocchiale rimane non solo dal punto di vista giuridico, ma anche come rispetto di un'identità, di una storia, però non è più la unica cosa che esiste, per cui la parrocchia è autoreferenziale. No, ecco, l'idea è che la comunità pastorale dovrebbe mettere insieme la logica della prossimità alla logica della ampiezza degli orizzonti e della condivisione delle risorse. Per quanto riguarda l'altra dimensione, cioè lo spazio, cioè vuol dire ciò che è circoscritto dalle mura dell'oratorio, risulta necessario che noi ci persuadiamo che c'è un'impressione di problematicità degli oratori, perché appunto di solito si dice che gli oratori sono troppo grandi rispetto a quelli che la frequentano, sono troppo costosi rispetto alle risorse di cui oggi dispone la comunità, non la comunità di 50 anni fa, ma la comunità di oggi, con tutte le regole di adeguamento e le normative, eccetera, eccetera. Ci sono troppi oratori, gli oratori sono troppo poco utilizzati. Ecco, questo tema quantitativo, no? Che è una serie di punti di domanda. Inoltre c'è la domanda su da chi è utilizzato. E se le presenze che lo occupano effettivamente lo occupano per una finalità ecclesiale educativa. Ecco, la comunità pastorale dovrebbe avere questa potenzialità di affrontare queste problematicità per recuperare il significato delle strutture di cui disponiamo, se ce l'hanno, perché può darsi che col tempo il bocciodromo abbia perso una sua finalità educativa.
per cui si potrebbe anche dire forse questo spazio non è più tanto necessario, che noi ci spendiamo tot mila euro per togliere l'amianto, forse eccetera eccetera. Vabbè, comunque riprendere, recuperare il significato delle strutture e recuperare il significato di chi lo deve abitare, perché talvolta ho l'impressione che quel tema, la pluralità nell'unità, che l'arcivescovo ribadisce in ogni occasione, ecco, non ha una sua realizzazione concreta, cioè vuol dire che gli spazi dell'oratorio sono per un certo gruppo di ragazzi della comunità, mentre se gruppi, se appartengono ad altri gruppi, cioè se esistono i cavalieri di... i cavalieri del DCL, insomma, se esistono gli scout, se esistono altre iniziative rivolte ai preadolescenti, tanto per dire, si fa fatica a capire dove devono stare, perché dovrebbero entrare in oratorio, a che titolo appartengono alla comunità. Quindi questo tema del dire per l'educazione dei preadolescenti nella nostra comunità, in effetti, cioè non perché abbiamo voglia di essere bizzarri, ma in effetti esistono forme plurali di educazione, ecco, con quale procedura si può dire questa pluralità è nell'unità e come lo spazio dell'oratorio può contribuire a questa sintesi che sembra opportuna e promettente. Ecco, questo per dire il luogo, cioè dinamica tra prossimità e coordinamento, e lo spazio, cioè dinamica tra risorse disponibili e utilizzo e finalità. L'ultima parola che voglio dire in questa implicazione della Costituzione è quello di interpretare i ruoli. La provvidenziale molteplicità delle presenze nelle strutture e iniziative educative esposta a molteplici rischi di professionalizzazione, parcellizzazione e appropriazione di un certo potere. Anche qui la comunità cristiana, la comunità educante potrebbe, proprio perché si allarga ad altri oratori, ad altre parrocchie, potrebbe contenere un rischio di complicare ancor di più la distribuzione del ruolo, del potere, dell'incarico, perché appunto si deve essere una dinamica più complessa che coinvolge diversi oratori. Perciò mi sembra che bisogna verificare, ecco, come ci organizziamo, chi fa che cosa, in modo tale da non perdere il tempo in burocrazie estenuanti, in riunioni che non finiscono mai, perché noi siamo lì non per fare riunioni o per rispettare procedure, ma per annunciare il Vangelo. Quindi se questa dinamica istituzionale delle comunità pastorali crea un incremento di burocrazia inutile, questo naturalmente deve essere corretto, perché la burocrazia non è inutile di sé, perché se uno non segue le procedure vuol dire che fa quel che vuole, e quindi poi appunto se non c'è il consiglio dell'oratorio vuol dire che chi c'è lì comanda, sceglie, gli piace una roba la fa, non gli piace non la fa, a suo criterio, ecco. E quindi mettere né il prete né il responsabile né la catechista sono autorizzati a dire ma a me sembra giusto far così, lo faccio. Ecco, quindi la burocrazia, se è intesa come rispetto delle competenze e delle procedure decisionali, è qualcosa che salva dall'arbitrio e dalla improvvisazione, però può diventare invece un laccio che impedisce di trovare un po' di respiro e di capire che siamo lì per una roba che ci entusiasma, non per logorarci in riunioni interminabili. Ecco, quindi mi pare che questa chiarificazione su una maggior scioltezza probabilmente necessaria, ecco, bisogna dire che tolta questo incremento sproporzionato della burocrazia, le comunità pastorali sono vantaggiose se possono condividere le risorse per quel principio di comunione a cui accennavo prima. Ecco.
Ora, in questo capitolo io vorrei suggerire di chiarire il senso del ruolo, cioè il fatto che ci siano dei ruoli per forza di cose dentro la dinamica dell'oratorio, come in ogni altro organismo evidentemente. E forse dovremmo propiziare la conversione del ruolo che passi da incarico a partecipazione. Ruolo contiene tutte e due queste intenzioni, cioè quella di essere un incarico, per cui io sono incaricato dei preadolescenti, e questo incarico vuol dire che io con i preadolescenti faccio e disfo secondo come mi piace, perché questo è il mio pezzetto di potere. Quindi il ruolo come incarico comporta forse una interpretazione, almeno a rischio di essere individualistica, di dire va bene, allora per andare d'accordo facciamo così, tu hai quel compito lì, tu quello lì, e ciascuno nel suo ambito è padrone. Ecco, l'incarico, il ruolo interpretato come incarico rischia di essere un piedestallo per il protagonismo. Invece si dovrebbe immaginare il ruolo come partecipazione, cioè il ruolo vuol dire una partecipazione a una comunità educante che ha diverse presenze, ma tutte che si sentono parte di un'unica missione, che hanno un ruolo in quanto sono dentro una dinamica operativa condivisa. Ecco, quindi io vorrei proporre questo ripensamento del ruolo, e in questa dinamica di evitare che l'incarico in oratorio sia una gratificazione per il protagonismo soggettivo e diventi invece un servizio al cammino di tutta la Chiesa, volevo richiamare semplicemente due tematiche che mi sembra sono particolarmente sottolineate in questo tempo. E la prima tematica è quella di considerare la famiglia come soggetto di evangelizzazione, questo slogan che l'Arcivescovo ripropone come un punto di verifica e di riforma della comunità cristiana, ci fa riflettere criticamente su come noi possiamo far sì che la famiglia assuma questa responsabilità, considerando la famiglia com'è, quindi non la famiglia ideale dove il papà e la mamma dicono il rosario la sera, invitano i ragazzi a pregare alla sera e vanno insieme a messa la domenica, ma le famiglie che sono alcune di questo genere, anche dove si prega insieme, alcune dove non si sa più neanche dov'è la chiesa, no? Quindi, però la famiglia è soggetto di evangelizzazione in quanto famiglia, quindi questa sottolineatura fa sì che più che le iniziative che noi dobbiamo moltiplicare, ecco, invece che moltiplicare iniziative dobbiamo incrementare le forme di supporto perché la famiglia svolga il suo compito. È certo che qui bisognerebbe distinguere per età, il ruolo della famiglia è diverso da 1 a 6 anni, da 6 a 11 anni, da 11 anni a 14, eccetera, eccetera. Ecco, quindi chiaro che l'opera educativa deve tenere presente anche il processo di desatellizzazione del minore dalla sua famiglia, e quindi creare anche il luogo di supporto alla famiglia, ma altro dalla famiglia. Ecco, quindi c'è tutta questa dinamica, però questo è per dire che i ruoli devono comprendere non solo l'incarico del catechista o dell'animatore o dell'educatore, ma il ruolo complessivo degli adulti che hanno a cuore il futuro di questi ragazzi. Il secondo e ultima tematica è quello della comunità educante. Cioè l'Arcivescovo ha riproposto, ha sottolineato questo tema della comunità educante, non tanto per creare un organismo in più rispetto al Consiglio dell'Oratorio o rispetto al gruppo delle catechiste, ma piuttosto per creare una dinamica comunionale più evidente tra tutti coloro che hanno responsabilità educative.
e quindi come questo si faccia, naturalmente è il compito anche vostro di immaginarlo, di elaborarlo, oltre che compito di tutti noi. Ecco, quindi in sostanza io volevo dire questa cosa, che le comunità educante impongono, che le comunità pastorali impongono un compito di interpretazione e che l'interpretazione forse deve considerare almeno questi argomenti, cioè le risorse disponibili, i luoghi e gli spazi che noi abitiamo e le persone che operano e quindi il loro ruolo. Con questo vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buon lavoro e adesso lascio la parola a gente che parla con maggior cognizione di causa, come il famoso Samuele Marelli. Non tanto... Grazie Monsignor Delpini, Vicario Generale, che ci ha aiutato appunto a inquadrare bene la questione, lo scopo, le conseguenze. Diciamo che ha fatto rete, ha centrato l'obiettivo. Ora facciamo un passo in avanti sapendo che già questo, quanto abbiamo ascoltato, implica per noi un discernimento e quindi un compito da affrontare anche nelle nostre realtà poi in seguito a questa assemblea. Adesso diamo la parola appunto a Don Samuele, che fa un affondo ulteriore guardando nello specifico la pastorale degli oratori nelle comunità pastorali, unità pastorali, pastorale d'insieme. Grazie. Avete notato che da qualche anno l'Assemblea degli Oratori si caratterizza per un'apertura extradiocesana. Da un po' di anni abbiamo scelto di allargare lo sguardo invitando persone che ci parlano dall'esterno della diocesi. Il ruolo nostro era quello di fare l'introduzione, la conclusione. Quest'anno abbiamo scelto invece un'assemblea fatta in casa perché il tema richiede proprio anche una conoscenza del territorio e della diocesi. Quindi ecco, questa è stata un po' la scelta di parlare un pochettino tra di noi senza ospiti esterni alla diocesi. Qual è l'obiettivo di questa riflessione? Non è quella di dare delle risposte alle moltissime domande che ci sono su questo tema, ma bisogna fare così, dobbiamo fare cos'ha, ma come facciamo, che scelte prendiamo? Non è questo, forse qualche piccola risposta verrà, ma l'obiettivo davvero non è questo. È quello di aiutare ciascuno, ogni comunità, se possibile, a porre le domande giuste. Ecco, porre le giuste domande, porre le domande nel modo giusto, nei luoghi giusti, nei tempi giusti, con le persone giuste, con lo stile giusto, crediamo che sia già un buon punto di partenza. Quindi non troverete appunto in questa riflessione le risposte, ma appunto qualche domanda da porre per il discernimento comunitario. La pastorale d'insieme tra gli oratori. Perché, anzitutto, le motivazioni sono già state dette dal Vicario Generale, ma io, come dire, le sintetizzo velocemente. È stato detto prima, bisogna interpretare il tempo. Sì, la pastorale d'insieme tra gli oratori è un tentativo di interpretare il tempo, perché è stato detto, la modalità della missione cambia, appunto perché cambia il mondo. E allora ho, come dire, sintetizzato in quattro punti. Il primo punto, anzitutto le dinamiche sociologiche, la mobilità. Le comunità pastorali non sono l'esito della diminuzione del clero, ma sono anzitutto la risposta che si dà, che la Chiesa dà a una mobilità tra le persone molto molto accresciuta. Le persone abitano mediamente, abitare nel senso complessivo, frequentare in tanti modi, e soprattutto i ragazzi, un territorio più vasto di quello della parrocchia, e questo negli ultimi anni si è, come dire, visto in una maniera incredibile. Quindi il tema della mobilità. C'è una prospettiva culturale, i luoghi di aggregazione giovanile. Tantissime comunità pastorali sono state fondate, soprattutto quelle, diciamo, tra paesi diversi, a partire da come dire, l'attenzione alle scuole medie. Parliamo evidentemente delle scuole medie, soprattutto quelle statali, dove vanno la maggior parte dei ragazzi. La scuola media vissuta insieme tra ragazzi che frequentano più oratori crea un'aggregazione incredibile. Ci sono dei luoghi di aggregazione giovanile da cui noi non possiamo prescindere, e quindi anche questo in molti casi ha favorito anche perché i ragazzi appunto volevano stare insieme. Quindi una prospettiva più, diciamo, culturale nel senso ampio. C'è però una sostenibilità antropologica.
Le comunità pastorali in qualche modo sono venute incontro a una non sostenibilità antropologica di alcuni gruppi in alcuni oratori. Vuol dire che trovarsi in tre, naturalmente per degli adulti può essere comunque arricchente, ma per degli adolescenti è un pochettino mortificante. Allora la comunità pastorale viene incontro a questo principio fondamentale della sostenibilità antropologica, della vivibilità umana delle esperienze. E poi c'è il tema della significatività pastorale, cioè vuol dire appunto, si parlava un po' prima di questo tema già, riequilibrare le proposte alle forze reali, cioè talvolta noi abbiamo delle proposte che vogliamo fare, che facciamo anche con molta dedizione, che sono sproporzionate rispetto alle forze che abbiamo. Allora mettere insieme le forze e dunque anche le proposte talvolta aiuta un po' a riequilibrare e a creare una significatività pastorale maggiore. Quindi questa è un po' la sintesi delle motivazioni. A questo punto permettetemi tre piccole premesse. La prima premessa è che noi oggi parliamo di una pluralità di modelli, quindi non tutti si troveranno certamente in tutto quello che dico. I modelli di pastorale d'insieme cambiano molto a partire da alcune variabili. La prima variabile, il numero delle parrocchie. Un conto è una comunità pastorale con due parrocchie, un conto è una comunità pastorale con 6-7 parrocchie, cambia molto. Il numero degli abitanti, un conto sono piccolissime comunità pastorali di magari 3-4 mila abitanti, un conto sono le grandi comunità pastorali della diocesi che arrivano fino a oltre i 40 mila abitanti alcune, quindi cambia molto. Secondo, i contesti geografici, un conto è la città di Milano, le comunità pastorali nella città di Milano, c'è qui anche il vicario oggi, salutiamo, un altro conto invece sono le comunità pastorali cosiddette cittadine, queste sono le più diffuse in diocesi, cioè più parrocchie all'interno di uno stesso comune, 2, 3, 4, 5. Un altro conto sono le comunità pastorali che tengono insieme più paesi. Tenete presente che oltre alle comunità pastorali ci sono infinite forme di pastorale d'insieme. Penso sulla città di Milano, la forma del decanato è piuttosto forte in alcuni decanati, ma anche nei piccoli decanati della zona soprattutto di Varese oppure di Lecco ci sono le aree omogenee, ci sono le unità di pastorale giovanile. Cioè ecco, i contesti geografici sono molto molto diversi. Un altro dato da tenere presente è questo: un conto è pensare una pastorale d'insieme tra oratori che sono comunque piuttosto omogenei come numero di abitanti, come insomma anche iniziative. Un altro conto è pensare delle comunità pastorali tra oratori che sono eterogenei, magari c'è un oratorio di una parrocchia più grosso, un po' magari centrale, non so, e altri oratori più piccoli. Ecco, tutto questo cambia un po' anche la modalità del discernimento pastorale. E infine l'altra cosa che va tenuta presente sono i livelli di condivisione. Ecco, qui mi soffermo un attimo perché mi sembra importante. Nella costituzione, nella costruzione di una comunità pastorale, quali sono i livelli di condivisione? Sono tre. Il primo livello di condivisione è quello che si chiama la formazione. Questo è un livello di condivisione, vuol dire la formazione degli educatori, delle comunità educanti. Il livello della formazione è un livello di condivisione che può essere facilmente fatto da tutti i contesti di pastorale d'insieme ed è il primo. C'è un secondo livello di condivisione che ci mette in gioco un pochettino di più, è il livello di condivisione della progettazione, cioè condividere insieme i progetti. Poi, come dire, magari ognuno farà a casa sua, però pensare insieme, confrontarci, magari avere un unico progetto per gli adolescenti, per i preadolescenti, questo mette in gioco maggiormente e è un passo ulteriore rispetto alla condivisione della formazione. Terzo punto, la condivisione delle attività. Ecco, questa è, come dire, una dinamica ancora più stringente. Allora ci sono proprio delle attività concrete, vuol dire questa cosa la facciamo tutti insieme in un unico posto. Sono tre livelli di condivisione, ognuno può interrogarsi noi a che punto siamo, verso dove dobbiamo andare, quale passo dobbiamo fare. Una seconda premessa, vorrei almeno dire così che
la scelta della pastorale d'insieme non è immune da rischi, perché molto spesso, forse appunto, scusate il gioco di parole, si rischia di pensare che quello fatto insieme è tutto bello, è tutto. Ci sono dei rischi in questo cammino della pastorale d'insieme. Il primo è quello dell'accettazione passiva, dobbiamo fare così per forza, non c'è altra soluzione, allora faremo così. L'accettazione passiva è lo stile di chi fa fatica a comprendere le motivazioni profonde e il fatto che la pastorale d'insieme può costituire all'inizio un problema, ma diventa poi, se assunta profondamente nelle sue motivazioni e nelle sue implicazioni, come ci è stato detto, una risorsa profonda. Il secondo invece è, non c'è tanto per la verità questo in diocesi, però insomma sempre meglio dirlo, è quello dell'ottimismo ingenuo, cioè qualcuno dice certamente questo risolverà tutti i problemi, certamente questa è la strada giusta, quindi facciamo insieme il più possibile, mettiamoci insieme che sarà sempre meglio che da soli, quindi più cose facciamo insieme meglio è, non è questa la strada, è un ottimismo un pochettino ingenuo questo credo. E poi il terzo rischio è quello dell'appiattimento. Siccome dobbiamo fare insieme, appiattiamo le ricchezze delle diverse comunità. Io dico sempre così che la Macedonia non è un frullato, no? Il frullato, come dire, appiattisce il gusto dei diversi frutti. La Macedonia invece fa in modo che un frutto nella diversità con l'altro esalti il gusto dell'altro. Ecco, il rischio dell'appiattimento di fare un frullato c'è e credo va superato. La terza premessa sono le condizioni di partenza. Per poter entrare in una dinamica del genere sono importanti tre condizioni di partenza. Hanno anche un po' il tono, se volete, anche un po' spirituale, però mi sembra bello, insomma, ecco. Primo, serve uno sguardo ampio, che vuol dire cercare il bene di tutti. Ricordo quando il cardinale Dionigi ci diceva dobbiamo imparare ad amare la parrocchia del vicino come la nostra. Credo che questo sia, come dire, difficilissimo, no? Ecco, uno sguardo ampio, cercare il bene di tutti, perché è vero che ciascuno di noi, sacerdoti, religiose, educatori, ha ricevuto un incarico dalla Chiesa su un territorio. Però è anche vero che siamo tutti cristiani, quindi uno sguardo ampio, capace di cercare il bene di chi mi sta vicino, dell'altro, della parrocchia vicina, come il mio appunto. Un secondo sguardo è lo sguardo profondo di chi dice anzitutto il Vangelo. L'obiettivo di ogni pastorale è portare le persone al Vangelo e il Vangelo alle persone. Il rischio è che la comunità diventi non uno strumento e l'esito appunto dell'evangelizzazione, ma diventi un idolo, per cui io ci tengo di più al mio campanile che al fatto che una persona diventi cristiana. Se diventa cristiana non mi interessa, certamente deve stare qua. Se poi stando qua non diventa cristiana, vabbè, insomma, in particolare, no? Ecco, però comunque deve stare qua. E no, l'obiettivo non è appunto quello che stia qua, che stia là, ma è quello che una persona diventi cristiana. Allora la domanda è: qual è il modo migliore, qual è il luogo migliore, qual è la modalità migliore perché un ragazzo incontri il Signore Gesù e quindi possa diventare cristiano? Uno sguardo profondo. E il terzo sguardo, lo chiamo così, uno sguardo profetico, è quello che emerge anche dal titolo dell'assemblea, guardare al futuro. Guardare al futuro vuol dire appunto essere capaci di pensare le cose in un'altra modalità rispetto a quelle, rispetto appunto a come le viviamo adesso. Ci sono poi delle tensioni da abitare. Le tensioni da abitare le dico così. Dunque, la prima tensione è quella, la prima tensione riguarda le proposte educative. È la tensione tra orizzonte comunitario e verticale locale. Cosa vuol dire? Ci sono delle comunità pastorali o delle pastorali d'insieme che in questi anni hanno, in un modo anche molto bello, creato delle strutture orizzontali, tutti i preadolescenti, tutti gli adolescenti, tutti i giovani, andando però a perdere una dinamica che è la dinamica della tradizio, cioè si diventa grandi anche per imitazione, perché il piccolo guarda il grande, ma se il piccolo non ha mai l'occasione di stare con il grande, se non c'è mai una dinamica verticale in una comunità,
il rischio è molto grande. È vero che la dinamica orizzontale è molto funzionale. Parlare a, come dire, davanti a soggetti omogenei o pensare a un'attività, una vacanza, un ritiro, è certamente molto più semplice. Però il rischio è che si perda la bellezza della dimensione della comunità. Si educa all'interno appunto di una comunità, il piccolo, il grande. Ecco, vedo che all'inizio si è partiti molto in orizzontale, adesso molti stanno recuperando questo verticale, locale. Sono delle tensioni da abitare, chiaramente, non è che va scelto uno o l'altro. Secondo, tensione da abitare è quella che riguarda i riferimenti educativi tra stabilità e mobilità. Allora alcuni dicono no, i riferimenti educativi devono essere stabili, quindi ci deve essere uno per oratorio, poi lavoriamo insieme. Altri dicono no, dobbiamo girare sempre perché sennò la gente... Ecco, anche qui è una tensione che va un po' sciolta in qualche modo, no? Credo però, come dire, non polarizzandosi su una di queste due dimensioni, ma cercando appunto un sapiente equilibrio. E la terza tensione da abitare è la tensione che riguarda il tema dell'appartenenza comunitaria. Questo è un tema molto grande, i giovani lo sentono molto forte, cioè è l'appartenenza comunitaria tra il luogo dove uno celebra l'Eucaristia, che noi diciamo è l'Eucaristia che fa la comunità, e quindi dovrebbe essere la comunità quella anzitutto eucaristica. In realtà poi noi abbiamo delle proposte che, come dire, non vanno di pari passo con la comunità eucaristica. Ricordo un amico prete un po' di anni fa mi diceva: io faccio un cammino dei giovani molto bello, molto partecipato, facciamo un incontro al giovedì, facciamo un ritiro all'anno, facciamo la vita comune, tantissime cose di 3 o 4 parrocchie, e poi i giovani mi dicono: Don, ma noi facciamo un cammino tutto l'anno insieme e poi l'Eucaristia di Natale, beh, a parte tutte le domeniche, no? Ma l'Eucaristia di Natale, di Pasqua, il Triduo lo celebriamo separatamente, ognuno nella sua parrocchia. Cioè questo è un tema molto grande, io non ho una risposta, però faccio solo, cioè la comunità è la comunità eucaristica anzitutto, però di fatto noi poi proponiamo una serie di altre proposte che appunto sono a un altro livello. Quindi le tensioni da abitare. Vado avanti questa slide velocemente perché abbiamo già ripreso. Ecco, il focus della riflessione è un po' questo. Il discernimento pastorale sulla pastorale di insieme vorrebbe seguire 3 direttrici. Le 3 direttrici sono un po' queste: quella dei soggetti, quella dei progetti e quella delle strutture. La prima direttrice riguarda appunto i soggetti. Allora, l'obiettivo naturalmente di queste 3 direttrici è quello di servire meglio alla vita di fede delle persone a partire dalle risorse disponibili. Quindi questo è l'obiettivo di queste 3 direttrici. La prima direttrice è appunto i soggetti, direi, perché è importante partire dalle persone. Le strutture e le attività e i progetti sono per le persone. Questa cosa qua è una cosa che uno dice: sì, Don Samuele, hai scoperto l'acqua calda, però qualche volta fa bene ridircele queste cose qua, che tutto è per le persone e per la vita di fede, per la vita cristiana delle persone. Quindi partiamo dalle persone. Il punto prospettico sono i destinatari della proposta, quindi i ragazzi, chi sono, quanti sono, di cosa hanno bisogno, come vivono, quali sono le dinamiche appunto della loro esistenza, in che modo li intercettiamo, tutto il tema degli ambiti di vita. Cioè il punto prospettico di ogni discernimento pastorale sono anzitutto i destinatari. E poi c'è un secondo punto prospettico, che è quello della comunità educante. Ecco, io adesso citerò alcuni soggetti, ma sempre nella prospettiva della comunità educante. Anche qui davvero sono contento che il vicario generale l'abbia detto, perché girando per gli oratori ho l'impressione che non è ancora stata forse compreso del tutto la forza di questa comunità educante, che non è un soggetto ulteriore. La comunità educante è lo stile di comunione tra chi educa. Dopo magari si farà qualcosa, ci si troverà tutti insieme per un incontro, si farà, ma la comunità educante non è, come dire, una struttura pastorale come il consiglio d'oratorio. La comunità educante è l'insieme di tutti, cioè la consapevolezza comunionale tra tutti coloro che educano in un oratorio. E se c'è una cosa che ci manca è questa, la consapevolezza comunionale tra tutti coloro che educano in un oratorio. Questa è la comunità educante. Allora, all'interno della comunità educante, appunto, alcuni soggetti.
Primo soggetto è, se il punto prospettico sono i destinatari, il punto di partenza sono gli educatori. Chi sono gli educatori? Quanti sono? Certamente questo è un tema, cioè per fare una proposta ci vogliono degli educatori e le scelte pastorali vengono fatte oltre che sul numero dei ragazzi, ma anzitutto sul numero degli educatori. Quindi questo è un tema, le reali forze disponibili per quanto riguarda la vocazione educativa. Ecco, poi in tutto questo tema dei soggetti si inserisce la riflessione che stiamo portando avanti quest'anno con gli incontri soprattutto per i preti, gli operatori di pastorale giovanile più stabili nelle zone pastorali e anche nei decanati, in riferimento un po' al ripensamento delle figure istituzionali. Ecco, noi qui vorremmo con forza puntare sulla figura del direttore d'oratorio come figura laicale, volontaria a livello locale, che dice in qualche modo l'attenzione alla località, perché se è vero il principio della Macedonia, è vero che i singoli frutti restano, non è un impasto, non è un frullato, non è un... i singoli frutti restano, e allora ci vuole appunto qualcuno che in qualche modo valorizzi la tipicità di ogni frutto, di ogni oratorio, dunque la figura del direttore d'oratorio. E poi tutto il tema degli educatori retribuiti. Nel ripensamento in atto nella pastorale giovanile sono previste due figure di educatori retribuiti. Una figura, diciamo così, sovraparrocchiale, che può lavorare in un contesto più ampio della parrocchia, e un'altra figura invece che lavora nel contesto parrocchiale. Anche questo, come dire, per tenere insieme le due dinamiche. E infine il consiglio dell'oratorio. Sul consiglio dell'oratorio dico questa parola... So che alcuni hanno fatto delle scelte diverse, magari anche un po' per la fretta, perché c'era bisogno, perché non si capiva come fare, no? Dopo 10 anni dall'inizio delle comunità pastorali, ascoltando l'esperienza di tanti, anche tanti di voi che sono qua adesso, mi sento di dire che l'indicazione il più possibile dovrebbe essere questa in una comunità pastorale, quella di mantenere per quanto possibile i singoli consigli d'oratorio, che dopo la nascita del Consiglio Pastorale Unitario rimangono gli unici luoghi di discernimento comunitario locale. È chiaro che il Consiglio dell'Oratorio, se uno ne ha 5, uno dice, Don Samuele, come faccio a farne 5 andando in giro? Cioè non è possibile, no? È chiaro che non è possibile farli come si facevano prima. Tenete presente che non c'è neanche bisogno di farli come si facevano prima. Quando non c'erano le comunità pastorali, tutto il lavoro dell'oratorio passava dal consiglio dell'oratorio. Oggi in tutte le comunità pastorali ci sono delle equipe educative che riguardano i preadolescenti, gli adolescenti, i diciottenni, i giovani, che fanno gran parte, come dire, del lavoro, no? Quindi in consiglio d'oratorio si affrontano veramente le questioni più complessive. È chiaro che, per esempio, la convocazione sarà più diradata. È chiaro che non si convocherà ogni sera un consiglio d'oratorio, altrimenti i responsabili della comunità devono passare una settimana solo per fare i consigli d'oratorio. È chiaro che ci si può trovare insieme come consigli d'oratorio la stessa sera nello stesso posto. Si può fare magari una prima parte insieme, una prima ora insieme e una seconda parte invece divisi per vedere anche le necessità che ogni singolo oratorio ha. Ecco, ripeto, cioè si possono trovare tante modalità per non appesantire, senza però mortificare la località. La seconda direttrice, i progetti e le attività. Direi così, anzitutto, la prima sfida è questa, è quella del progetto educativo di più oratori in rete. Nell'inchiesta Ipsos che abbiamo fatto qualche anno fa emergeva come pochissimi oratori hanno aggiornato il progetto educativo. Credo che questo non sia dovuto a una pigrizia né dei preti né delle comunità, ma sia dovuto al fatto, cioè aggiornato vuol dire negli ultimi 5 anni, sia dovuto al fatto che i cambiamenti pastorali dell'ultimo decennio sono stati così grandi che uno prima vede un po' le cose e poi magari scrive qualcosa. Il progetto educativo vorrebbe essere la bussola che dà la direzione all'oratorio, appunto, e alla comunità cristiana dal punto di vista educativo e dell'evangelizzazione. La sfida qual è? È quella di pensare un progetto educativo che
si ponga come punto comune di più oratori in rete, appunto che tenga insieme l'orizzonte comune e le specificità locali. All'interno del progetto educativo, allora, di una comunità pastorale, poi ogni oratorio potrà avere appunto la sua parte, il suo settore, la sua specificità. Però è importante ragionare così, dal generale al particolare e non viceversa. I progetti dunque riguardano anche le attività. Sulle attività vorrei dire che la fecondità di un'azione pastorale non è data dal numero delle attività, dalla quantità delle iniziative, ma è data dalla capacità generativa di queste iniziative. Allora credo che una verifica da fare è: ma questa iniziativa pastorale è davvero generativa? Che cosa genera? Altrimenti c'è il rischio di dire di mettere delle forze in ciò che è sterile, in ciò che non genera nulla. Questa è una verifica pastorale, credo, da fare, cioè le forze vanno messe davvero in ciò che genera qualche cosa. E qui appunto sulle attività ne richiamo quattro. La prima, la catechesi dei preadolescenti e degli adolescenti. Anche qui l'indicazione è che dove possibile, dove c'è la sostenibilità antropologica e dove ci sono gli educatori, dove possibile sia mantenuta ordinariamente ad un livello locale. È chiaro che se questo non è possibile, perché uno dice gli educatori non ci sono, i ragazzi sono pochi, si farà insieme. Ma la scelta di fare insieme non è una scelta, come dire, ideologica, insieme è sempre meglio. Mi raccontava un prete, dice, noi nella nostra comunità pastorale abbiamo, 170 adolescenti, li facciamo tutti insieme, no, io non so perché è la scelta, poi ognuno, come dire, però ordinariamente se ci sono i ragazzi e ci sono gli educatori che riescono a fare questa attività, ordinariamente, questo non vuol dire che non si farà la vacanza insieme, il ritiro insieme, magari un incontro al mese insieme, però ecco, l'idea nel gruppo grosso ci si perde anche. E poi tenete presente che a quest'età i ragazzi hanno bisogno anche, come dire, il riferimento a un luogo, cioè il tema dell'oratorio come casa. Ecco, sono tutte riflessioni che però, qualche prima indicazione. Secondo, c'è tutto il tema dello sport. Allora, sul tema dello sport, solo una battuta, l'indicazione è anche questa, che ogni struttura sportiva, ogni esperienza, ogni società vuol dire, come dire, anche della burocrazia dietro. L'idea è, come è stato già fatto in alcune comunità pastorali, che si possano mettere insieme le forze ed arrivare magari con il tempo a un'unica società sportiva. Mi diceva proprio ieri il presidente del CSI che il numero delle società sportive in diocesi è leggermente diminuito proprio in seguito a questo fenomeno, ma non sono diminuiti i ragazzi che fanno sport. I ragazzi che fanno sport sono aumentati, sono diminuite le strutture, diciamo così, una società sportiva non è solo una struttura burocratica, però sono diminuite le strutture burocratiche che talvolta pesano. Allora il dire ci sono 3 società sportive, beh, facciamo un'unica, facciamo un unico direttivo, tante cose le semplifichiamo. Oppure comunità pastorali nelle quali c'è una società sportiva in un oratorio e negli altri 2 o 3 non c'è l'esperienza dello sport. Allora lì, senza crearne altre, si dice questa società sportiva comincerà a utilizzare questi spazi di questo oratorio, i ragazzi di quel quartiere vedranno che alcuni giocano, verranno anche loro. Alcune esperienze in atto, come dire, ci sono già su questo tema. Ecco, però l'idea è di non moltiplicare, come dire, le strutture organizzative, ma magari moltiplicare l'azione pastorale mantenendo una struttura organizzativa centrale e delocalizzando anche le attività. Terzo, il tema dell'oratorio estivo. Allora qui ci sono delle esperienze anche interessanti che hanno una loro logica del dire facciamo l'oratorio estivo a fasce d'età. Allora certamente c'è una logica pedagogica interessantissima, non c'è chi non veda che se tu hai dei ragazzi che hanno un'età omogenea, tu con questi ragazzi lavori meglio. Tuttavia c'è da tenere presente questa cosa, che il rischio anche qui è di dire io non so più di che oratorio sono, perché il calcio lo faccio di là, l'oratorio estivo lo faccio di là, la catechesi lo faccio di là. Allora questa cosa qua, soprattutto con ragazzi piccoli, non parliamo di adulti, no? Ecco, cioè mentre la comunità per un adulto è indipendente dal, cioè,
certe condizioni, anche indipendente dal luogo fisico, per un ragazzo questa cosa qua, l'identificazione di una comunità, delle relazioni con un ambiente, è molto molto più forte. E quindi anche questa è tutta una riflessione da fare. E l'ultima cosa è questa nuova fattispecie, l'oratorio con più sedi. Ci sono situazioni in diocesi, allora io credo che bisogna essere molto prudenti su questo, però ci sono situazioni in diocesi dove si configura non la realtà di più oratori in rete, dove ciascuno ha le sue attività, alcune si fanno insieme così, ma dove si configura l'idea dell'oratorio con più sedi. Dove c'è l'oratorio con più sedi? Normalmente sono parrocchie molto piccole, oratori molto piccoli, che svolgono tutte le loro attività insieme. Cioè vuol dire che, dice, la catechesi la facciamo tutti insieme in un posto. L'oratorio estivo lo facciamo tutti insieme in un altro posto, molto spesso perché le strutture anche sono piccole oppure i numeri sono veramente molto, molto piccoli. La festa dell'oratorio la facciamo tutti insieme in un posto. In questo caso c'è l'esperienza dell'oratorio con più sedi. È un'esperienza possibile, oppure oratorio con più cortili, no? Dove il progetto educativo è unico, i soggetti sono appunto sempre gli stessi, e ci sono anche le attività fatte sempre insieme. È una fattispecie molto molto rara, però in alcune comunità pastorali potrebbe anche, però allora uno deve dire, noi siamo un oratorio unico con più sedi, che è diverso da più oratori invece che si mettono in rete. È una dinamica comunionale, direi, molto forte, molto forte. La terza direttrice sono le strutture, il tema delle strutture è stato fatto accenno anche dal vicario generale, anche qui alcune indicazioni piuttosto appunto evidenti. Il primo, evitare l'appesantimento. L'inchiesta Ipsos degli oratori, fatta ai responsabili degli oratori, è solamente il 6-7% dice che, solamente il 19% dice che le strutture sono troppe. Eppure quando noi parliamo diciamo che le strutture sono troppe, no? Un conto però è dire che in generale in diocesi le strutture degli oratori sono sovrabbondanti, però nessuno vuol dire che le sue sono sovrabbondanti, capite, no? E quindi questo è un tema molto grande, insomma, no? Quindi evitare l'appesantimento, cioè quando si pensa a un oratorio, per che modello di pastorale si pensa? Ieri ero qui con i preti della zona quinta e dicevamo, non c'è chi non veda che il tempo che i ragazzi passano in oratorio diminuisce. Perché? Semplicemente perché, per esempio, vanno a scuola al pomeriggio, semplicemente perché ci sono altre proposte aggregative, fanno molto più sport, molto più... Allora, questo non vuol dire la morte dell'oratorio, questo vuol dire ripensare l'oratorio in un'altra modalità. Questo è evitare l'appesantimento, che è un appesantimento economico, un appesantimento gestionale. Ci sono alcuni anche confratelli che hanno un mazzo di chiavi veramente pazzesco, no? Che legano magari qui e dice, ma è giusto che uno vada in giro con un mazzo di chiavi? Ecco, questo tema dell'appesantimento è molto... Secondo, le strutture che ci sono, però uno dice, ci sono, cosa facciamo? Allora, le strutture possono essere ripensate, cioè quella struttura lì può essere utilizzata per un'altra cosa, o si possono anche specializzare per un obiettivo preciso, penso al tema dei doposcuola, centri di aggregazione giovanile, la vita comunitaria per i giovani, oppure l'attenzione a qualche cosa di particolare. Ripensare e specializzare le strutture che magari ci sono. C'è anche questo tema su cui molti mi provocano quando giro appunto per la diocesi, il tema della dismissione. Ma è possibile chiudere un oratorio? Certamente che è possibile. Non sarà mai la diocesi centralmente, il cardinale, il vicario generale, nemmeno il vicario per l'evangelizzazione, a dire chiudiamo un oratorio. Ma se da un discernimento comunitario, con il consiglio pastorale, con il parroco, coinvolgendo il vicario di zona, emerge che c'è la necessità di chiudere una struttura, come dire, meno oratori non vuol dire meno oratorio. Ecco, quindi questo è anche un tema della dismissione. E infine c'è tutta questa questione molto interessante dei beni e delle dotazioni. Se andate a casa a vedere l'inchiesta Ipsos, il volume che abbiamo distribuito, è impressionante la quantità di dotazioni, di beni che i nostri oratori hanno, che vanno dal pulmino ai videoproiettori, alle fotocopiatrici, a
ma veramente tantissime cose. Ora, anche qui, non è detto che tutti gli oratori debbano impianti audio, cioè non è detto che tutti gli oratori debbano avere tutto. Oratori in rete possono dire, beh, questa cosa ce l'avete voi, ce la presterete, noi vi presteremo questa. Cioè l'idea di mettersi in rete parte anche da cose molto concrete. Di solito si dice che i soldi sono l'ultima cosa che si mette insieme, no? Ecco, magari i soldi no, però i beni, ecco, una condivisione dei beni anche molto evangelica, oltre che rispondente a un'intelligenza e a una praticità pastorale. Vado a concludere perché sono un po' in ritardo e vedo che Mario mi guarda interlocutorio, come per dire quanto manca. Allora, concludo l'ultima slide con questa sintesi e rilancio. Allora, a seguito di tutto questo, credo concretamente uno dice, ma che cosa possiamo fare? Ci possono essere dei processi da attivare. Quali processi si possono attivare in questo momento? Beh, ce ne sono già molti attivi, ecco, non è che... Il primo è una rinnovata e più ampia progettualità educativa, cioè partire dal generale per arrivare al particolare. Ecco, molto spesso noi siamo partiti dal particolare e poi abbiamo dovuto mettere insieme appunto le cose in qualche modo, arrivando a dei compromessi, a degli equilibri, talvolta instabili, parziali. Ecco, l'idea sarebbe quella di una progettualità educativa più ampia che parte dal generale, cioè dire ma nella nostra comunità pastorale, nel nostro contesto omogeneo, si può arrivare a una progettualità educativa anche scritta, non è necessario scrivere dei libri, ma qualche foglio sì, perché lo scritto impegna tutti e poi in qualche modo resta anche come segno. La progettualità educativa in questi anni è stata molto ricca, più che in altri decenni, solamente che non si è codificata. Negli anni 90, dopo l'indicazione di Cardinal Martini, ricordate, itinerari educativi, educare ancora, si è codificata in progetti educativi. Da noi c'è stata in questi anni, si è pensato tantissimo, però non si è arrivato in qualche modo anche a una piccola codificazione che sempre aiuta. Secondo, la rete dei consigli dell'oratorio. Credo che ripensare questa cosa sia decisivo in ordine a una anche serenità del lavoro e anche un'attenzione all'aspetto comunitario ma anche a quello più locale. E infine l'ultima questione è quella sul discernimento comune sulle strutture. Cioè cosa vuol dire? Che in una comunità pastorale ciascuno ha diritto di dire una parola libera ma anche appunto pensata sulle strutture degli altri. Perché se solo io posso parlare di casa mia e solo tu puoi parlare di casa tua, ciascuno dirà sempre che da noi ci vuole la palestra, di là ci vuole la cappellina, di là ci vuole... C'è un discernimento comune sulle strutture, sul quale credo ancora non siamo arrivati. Serve tanta, tanta libertà del cuore. Ecco, permettetemi allora di concludere dicendo che l'oratorio che farete è l'oratorio che faremo, no? L'oratorio che farete, però, diciamo così, è l'oratorio che raggiunge l'obiettivo, è l'oratorio che guarda al futuro. Mi piace sempre citare questa frase di un pensatore per concludere, che dice così: ci sono alcuni che, vedendo la tristezza della realtà, vedendo le cose come sono, si domandano perché. Dice questo pensatore: io invece preferisco pensare come potrebbero essere le cose e mi dico perché no? Che sia per tutti così, auguri. Grazie Don Samuele, ci ha dato le direttrici su cui adesso discutiamo insieme appunto nei lavori di gruppo. L'oratorio che farete, vedete che c'è questa seconda persona plurale, non è un demandare, ma in un certo senso è responsabilizzare il territorio, perché le scelte si fanno sul territorio ed è per questo che il lavoro di gruppo che adesso faremo insieme mette insieme diversi territori ma sulle stesse tipologie, sugli stessi contesti, in modo che ci sia ulteriore discernimento da portare a casa. Ecco che i lavori di gruppo li faremo appunto in questo ambito. Voi sulla cartelletta avete trovato il vostro nome e l'ubicazione del luogo dove ci sarà l'incontro. Vi dico adesso la tipologia. Ci saranno dei moderatori, anche qui i moderatori non sono della FOM, ma sono dei moderatori che sono o dei coadiutori o dei responsabili o degli educatori che sono degli oratori che daranno avvio ai lavori e li coordineranno, raccontando brevemente della loro esperienza, in modo tale che si riesca a inquadrare bene il contesto comune in cui voi siete inseriti. E poi però
l'accortezza è quella di andare sui contenuti, su quanto abbiamo ascoltato questa mattina, di svilupparlo, arrivando a definire un paio di idee, due prospettive da restituire in plenaria. In che modo? I moderatori si troveranno alle 12:15 con Monsignor Tremolada e queste due idee che avete trovato in comune nel gruppo verranno espresse e Monsignor Tremolada, per quanto possibile in un quarto d'ora, 20 minuti, cercherà di raccogliere il più possibile per poi restituirlo, compito arduissimo, però ce la farà, restituirlo poi in plenaria a mezzogiorno, mezzogiorno e 5, diciamo così, per una conclusione che ci riporta in pista. Ecco, allora diciamo, in aula 1 vanno, in aula 1, in aula 2, in aula 1 con Don Federico Papini vanno gli oratori in comunità pastorale, unità pastorale di Milano e in ambito di unico comune con due o tre parrocchie, questo l'abbiamo diviso così. Vanno in aula 1 e in aula 2 con Don Filippo Dotti. Poi ci sono gli oratori in ambito di un unico comune con quattro più parrocchie, vanno in aula 4 con Don Luca Magnani e in Paolo VI con Igor Besozzi. Poi ci sono gli oratori su più comuni o frazioni, vedete già la complicazione della cosa, con più comuni o frazioni con due o tre parrocchie vanno in aula Serentà. Gli oratori su più comuni o frazioni con quattro più parrocchie vanno in aula Schuster e gli oratori su più comuni o frazioni con quattro più parrocchie ancora vanno in aula 5. Sono Igor Besozzi, Don Stefano Guidi, Don Alberto Angaroni e Monica Ciceri che faranno da coordinatori. Le aule, poi ci sono gli oratori che non hanno comunità pastorale e unità pastorali, vanno in aula 6, non dite beati loro perché... Allora, comunque loro rifletteranno un attimo sulla pastorale d'insieme, di decanato, della loro realtà e situazione. Allora, aula 6, aula 1, aula 2, aula 4, aula 5 sono nel quadriportico esterno uscendo sulla destra. Aula Paolo VI, Serentà e Schuster sono uscendo al primo piano sulla sinistra. 11:45, termine dei lavori, entrate subito nel fervore della discussione. Buon lavoro a tutti. Una slide che è questa i livelli di condivisione.